Ok, davanti a me ho il dottor Cadello Masullo, presidente. Ecco, io volevo una bella delucidazione di questo bell'evento, di questa manifestazione, presidente. Bene, allora questo è il Premio Cinema Giovane, Festival delle Opere Prime del Cinecircolo Romano, è alla 15ª edizione. Il Cinecircolo Romano è un'associazione culturale per la diffusione della cultura cinematografica che è in vita da 54 anni consecutivamente. È di gran lunga il più grande della capitale, il più grande d'Italia, è uno dei più longevi ovviamente della storia e 15 anni fa ha deciso di costituire un vero e proprio festival strutturato dedicato esclusivamente alle opere di esordio del cinema italiano, che potrebbe sembrare una nicchia, invece è tutt'altro che una nicchia, perché il cinema italiano è sempre estremamente vitale per quanto riguarda il cinema degli esordi, le opere prime. Noi abbiamo cominciato il nostro osservatorio circa 15 anni fa, quando c'erano 25, massimo 30 esordi l'anno. Pensate che man mano sono aumentati fino a superare i 60 esordi nel 2018. Noi ogni anno selezioniamo le migliori opere prime e le mettiamo a festival. Ecco, ci diamo anche dei registi, degli attori Beh, che diciamo prenderanno parte. chiaramente nei 15 anni abbiamo un albo d'oro straordinario. Molti dei registi esordienti che sono venuti qui per la prima volta poi sono diventati famosissimi, Infatti. come naturalmente Saverio Costanzo, come Fausto Brizzi, ma come diciamo Molaioli dalla Ragazza del Lago. Tantissimi Sandrea. sono i registi, eccetera. Quest'anno avremo in particolare un numero, 9 opere prime, veramente tutte strepitose. Di queste 9, 3 sono quelli in concorso, diciamo le nomination per il premio Cinema Giovane, che è un premio, attenzione, dato dal pubblico, perché Infatti. sono le centinaia di spettatori, soci cinefili, che votano, e le scolaresche, come vedremo stamattina, le scolaresche delle scuole di Roma, del Lazio e per la prima volta anche da fuori della regione, che votano che il film migliore, che poi sarà premiato mercoledì sera. Quindi le 3 opere in concorso, quelle delle nomination, sono: questa mattina vedremo Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio con una straordinaria Anna Foglietta. Poi domani avremo l'opera prima del grandissimo regista Valerio Mastandrea, che è un grandissimo attore, ma è anche un grandissimo regista ed è alla sua opera prima, con una straordinaria interprete, anche in questo caso Chiara Marteggiani. E poi nella terza giornata del festival, la mattina, avremo La terra dell'abbastanza dei Fratelli d'Innocenzo, che ha avuto un successo, devo dire, Ho strepitoso. letto che nella premiazione ci sono tantissimi attori famosissimi. Beh, noi avremo nella serata di premiazione per la prima volta, mentre diciamo negli anni passati noi davamo solamente il premio Cinema Giovane e tutto a più qualche premio al miglior attore o alla migliore attrice, da quest'anno abbiamo una strutturazione di premi molto articolata, che va, diciamo, a premiare non solo il miglior film, non solo il miglior attore, la migliore attrice protagonista, ma anche tutti quelli dei tanti mestieri del cinema, quindi dal direttore della fotografia al montaggio, alla sceneggiatura, agli effetti visivi, al trucco addirittura. Non vi anticipo ovviamente i premi, No, perché esatto, sono delle saranno da sorprese. svelare la serata della premiazione. E chiaramente il film vincitore non lo sa Non lo sa nessuno, nessuno, perché infatti. dobbiamo aspettare l'esito delle votazioni. Presidente, noi la ringraziamo di averci invitato e in bocca al lupo e Grazie. grazie. Grazie a voi e diciamo fatelo sapere, noi ormai cominciamo a essere un riferimento di tipo assoluto a livello nazionale. Voglio sottolineare come ultima cosa che siamo stati il primo festival strutturato per le sole opere prime. Poi molti ci hanno imitato successivamente, perché mettere in luce i talenti emergenti credo che sia una cosa importante per il futuro del cinema. Grazie di nuovo. Evviva! Grazie. Grazie.